evento culturale presso il quale la nostra casa editrice Il Filo di Arianna quest'anno sarà protagonista e ambasciatrice per la città della Spezia. Presenteremo ben 10 dei nostri autori, 5 dei quali porteranno le loro opere e 5 saranno presenti sempre nello stand per fare firma copie e incontri con gli autori. I 5 autori che presenteranno le loro opere sono tra gli altri il dottor Catalani, che è di Spezia, che presenterà il thriller storico insieme al dottor Giovanni Mandruzzato. Poi sarà la volta dei percorsi letterari con Ariella De Noni e la signora Carletti. Avremo poi la letteratura, la narrativa per ragazzi e con il signor Bonato Sergio, che presenterà il suo ultimo libro. Sarà poi la volta della pandemia vissuta da due protagoniste che l'hanno sperimentata in prima persona, che sono state in ospedale, e a una signora Maffei che è stata in ospedale, ha avuto questa esperienza, e la signora che ha invece scritto una lettera a suo nipote, la signora De Masi. Tutto questo in questi 3 giorni di intensa cultura e di intensi incontri culturali e letterari. Sì, saremo io e Giovanni Mandruzzato, che però è un autore milanese, ad aprire questa 21ª edizione del Festival della Cultura Mediterranea, la sezione dedicata al thriller storico. Io sono, questa è la cosa che mi riempie d'orgoglio, l'unico autore spezzino fra i 10 che schiera a questo festival questa casa editrice spezzina che molto si sta facendo valere, e cioè Il Filo di Arianna. Quest'ultimo libro, che è del genere, che è uscito un mese fa, che ho scritto, che ho pubblicato, che è Il Commissionario, Salvate Cristoforo Colombo, sicuramente è stata una grande avventura che mi ha trascinato, mi ha entusiasmato, mi ha vinto, mi ha fatto lavorare al meglio, e questo, penso che questo possa un po' supplire al fatto che non sono un esperto del genere.